Pronti, prontissimi per questa terza puntata della seconda stagione di Viva la Fuga! Si parla di ciclocross perché il fango arriva da tutte le parti, perché questo è periodo di ciclocross, non solo, è periodo anche di pista, quindi ciclocross, pista e uno sguardo ad una bicicletta speciale, come antipasto, eh? Due gare importanti che si sono tenute nel nord Europa, in Belgio, in questo fine settimana. La prima si è corsa venerdì, 1° novembre, prima tappa del DVV Trophy. Il DVV o il DVV o il DVV è un circuito di gare di ciclocross molto importanti, un circuito molto ricco per quanto riguarda il Belgio, un circuito particolare perché è ben frequentato, è frequentato molto volentieri. La prima gara è stato il Koppenberg Cross. E se il nome Koppenberg vi dice qualcosa, già sapete che c'era da salire il Koppenberg per ben 7 volte gli uomini e 5 volte le donne. Gare durissime, perché comunque il Koppenberg con i suoi bel ciottoloni fangoso mette bene. Lato femminile si registra una incredibile tripletta dei ragazzi della 777. Vince la gara la Castellane, che fa tutta la gara al comando, tranne il primo passaggio dove è passata prima la Lechner, onestamente, ma inseguita da poco, molto vicino, quindi con un troppo vantaggio sulla campionessa europea, la compagna di squadra Anne-Marie Wurst. Al terzo posto si classifica la Alice Maria Arzuffi, brava, che è stata tutta la gara o gran parte della gara in compagnia di Eva Lechner, partendosi la terza posizione, salvo poi andare a completare un podio per la 777, che è un signor podio per quanto riguarda la gara femminile. Gara maschile, solito cliché, solito copione, Elisabeth fa Elisabeth, il plurivittorioso, il dominatore, se non altro, delle gare importanti di questa stagione. Gara solitaria per il giovanissimo belga, che si è visto però contrastare da Tom Pidcock. Prima Tom Pidcock ci regala una delle sue cadute, dopodiché ha un problema anche Elisabeth. Pidcock rientra su Iserbit, al terzo posto rimane Tonaerts, i due si danno battaglia sul penultimo passaggio, sul Koppenberg, dove Pidcock aveva un po' di vantaggio ma Iserbit lo recupera, e Iserbit poi riapre il gas nell'ultimo giro per dare una trentina di secondi a Pidcock sull'ultimo passaggio, nonché traguardo del Koppenberg Cross. Una gara pazzesca, una gara assurda, una gara mediamente fangosa. Non sarà mai fangosa come la gara della domenica. La domenica si va a Rodenvoord, o come si dirà diavolaccio in belga, per la quarta tappa del Super Prestige. C'è da dare la notizia importante, saputa, parlata, ridetta, del rientro alle gare di Mathieu van der Poel, il campione del mondo, nonché campione europeo e, se vogliamo, anche campione olandese, ma quasi non fa notizia. Parliamo prima delle donne, dove fa gara solitaria, verrebbe da dire one woman show, la Celine del Carmen Alvarado, che pronti via, parte davanti, e tranne un dossetto dove passa avanti la Sanne Kant, lei se la fa tutta completamente in solitaria. L'Alvarado regala la vittoria in solitaria alla Corendon Circus, va a precedere sul traguardo la Sanne Kant, la campionessa del mondo, che a sua volta va a precedere la campionessa americana Katie Compton. Qui male le italiane, perché una caduta, un po' di problemi alla partenza, una caduta, hanno messo fuori gioco la Lechner, che è rimasta indietro, e poi recuperare è sempre complesso. La Arzuffi anche rimasta un po' inguaiata in questo piccolo incidente, ma poi non è stata più in grado di recuperare, forte anche per tutte e due gli sforzi del giorno precedente. Lato maschile torna in gara il campione del mondo Mathieu van der Poel, per sua stessa missione non è al 100%, per sua stessa missione vediamo quello che accade, e fa quello che deve fare. Finita la pacchia per Iserbit, mi verrebbe da dire che parte e fa l'Eli Iserbit, ma non si scrolla di dosso la pesantissima ruota di Mathieu van der Poel, che risponde ad un attacco di Laurens Wick. Incredibilmente Laurens Wick, compagno di squadra di Iserbit, con un po' di gioco di squadra che devo dire non ha disturbato, si avvantaggia un po', Mathieu van der Poel sgasa, va a riprendere Iserbit, dopodiché di passo se lo leva della ruota e arriva in solitaria. Prima gara e prima vittoria per il campione del mondo, per il fenomeno del ciclismo mondiale, che per la sua stessa missione dice: sì, mi sono divertito, ma non ho le sensazioni del cross. Nel frattempo, settimana prossima, tutti a Silvelle per i campionati europei di ciclocross. Ci sarà anche Mathieu van der Poel, che per ovvi motivi sarà l'uomo da battere, e vediamo se Iserbit, la corazziata della
Powers Bingol potranno fare qualcosa, o per meglio dire se i belgi potranno fare qualcosa contro il dominio incredibile di Mathieu Van Der Poel, che torna al ciclocross con tanta, tanta, tanta soddisfazione per tutti quanti, regalando tra l'altro poi la doppietta alla Corendon Circus, gara elite maschile, gara open maschile, gara open femminile. Non capita tutti i giorni. Si cambia totalmente argomento, andiamo alla pista. Sugli onori della ribalta per quanto riguarda l'italico popolo, perché si è corsa la scorsa fine settimana a Minsk la prova di Coppa del Mondo, tanti risultati interessanti, il secondo posto della Letizia Paternoster, il buonissimo risultato del quartetto italiano, ma su tutte spiccano per ovvi motivi di eclatanza la vittoria di Filippo Ganna nella prova di inseguimento individuale. Prima di tutto va ricordato che Pippo Ganna è campione del mondo della specialità e si vanta, ma a buon titolo, di fare la gara con la maglia ridata addosso, che fa tutto un altro appeal, facendo due performance fuori dal comune. Nella gara della mattina, intorno alle 9.50, in qualificazione, stacca il miglior tempo abbassando di un secondino circa il record del mondo, che inseguiva da qualche anno a dir di tutta. 4 minuti, 4 secondi e spicci per quanto riguarda il record del mondo della mattina. Intorno a mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 50, finale contro Archbold, il fortissimo inglese, che non solo va a riprendere donando goduria alla goduria, perché poi vai a vincere la gara di Coppa del Mondo, ma è molto importante, abbassa ulteriormente il suo record del mondo, portandolo a 4.2.900 e qualcosa. Non ha fatto più gare, perché la gara conclude lì, perché se c'era una prova anche nel pomeriggio probabilmente riusciva a scendere sotto i 4 minuti, che è un muro psicologico pazzesco, perché 4 km in 4 minuti vuol dire più di 60 di media con partenza da fermo, non dimentichiamocelo. Quindi, caro il mio Filippo Ganna, visto e considerato che tu sembri essere l'uomo adatto per abbassare questa soglia psicologica, qui da Viva la Fuga, con tutto il cuore in mano, io ti chiedo, ce la puoi fare? Perché non ci provi? So che ci proverai, col tempo debito magari riusciamo anche a battere questo 4.00 e 00 per farla bene. Rimaniamo in tema pista, perché parliamo della bicicletta che, presentata dal comitato britannico, la Inghilterra appunto userà per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un mezzo avveniristico, un mezzo eccezionale, design Lotus e fattezza Hope, che è poi il nome della bicicletta e la marca, se vuoi, della bicicletta, ma un design davvero incredibile. Le forche davanti sono sostanzialmente molto larghe, molto distanti più che molto larghe, e le forche posteriori, il ponte posteriore anche molto largo, ovviamente fibra di carbonio, lamellare, molto molto interessante il coefficiente aerodinamico di questa bicicletta, che fa uno step avanti nell'evoluzione delle bici da pista provata dai ciclisti della Gran Bretagna, sia in configurazione inseguimento che in configurazione velocità, quindi col manubrio corna di bue e manubrio da triathlon, ma anche col manubrio da velocista. E sicuramente il mezzo è interessante, e vediamo se qualche altra nazione ha qualche dindo da spendere per rispondere con un mezzo altrettanto eccezionale e altrettanto avveniristico alla nazionale inglese, che si preannuncia, come sempre in questi casi, la nazionale da battere, e per il mezzo, che è meraviglioso, ma anche per le performance dei propri atleti, che di solito sono davvero eccezionali. È tutto per questa puntata di Viva la Fuga. Ad onor di cronaca, ci sarebbe da parlare del Giro d'Italia di ciclocross, che si è corso in due tappe, Jesolo e Osoppo, ma non si trovano immagini in rete, perlomeno non oggi, martedì mattina inoltrata, e quindi non riesco a trasmettermi immagini, quindi se non posso farvi vedere niente non ve lo racconto neanche. Lo so che è brutto da dire così, ma peccato, mi dispiace da morire, è tutta roba italiana, tutta roba molto bella, tutte informazioni interessanti. Magari tra qualche giorno arriveranno le immagini della tappa 4 e della tappa 5, e salvo il vero riusciremo a fare una puntata dedicata al Giro d'Italia ciclocross. Si è spenta la luce, ciò significa che è l'ora di andare, si scaricano le batterie, e che vogliamo fare? Saluti a tutti! Ricordatevelo, sempre, non dimenticate, viva la fuga! Ma sempre!